Oggi impareremo a conoscere gli insetti. Questa è una mosca. Mosca. E queste sono api. Api, sì. E questa è una farfalla. Farfalla. Molto bene, bambini. E ora facciamo un test. Bene, vediamo che c'è qui dentro. Oh oh. Oh oh. Mosche e mosconi. Molto bene, ragazzi. E ora il prossimo. Wow. Cosa, api? Che cosa faccio adesso? Ci sono così tante api qui. Finalmente è finita. Se ne sono andate? Bene, perfetto. Adoro le api. E ora l'ultima. La farfalla. Wow, il mio insetto preferito. Guardate, ne ho una in mano. Adoro un sacco le farfalle. Io ho tanta paura delle farfalle. Oh no, ne ho una sul mio nasino. Vattene, forza. Oh no, vai. Ma è solo una farfalla, Alex. E per la prossima lezione c'è una sorpresa nei vostri armadietti. Jason, vai al tuo armadietto e scopri la sorpresa. No, questa è Sara. Oh, forse è questo. Apriamo, ragazzi. Wow, che figata! Ti farò 3 domande sugli stati. Certamente. Di quale stato si tratta? Stati Uniti d'America. Molto bene, Jason. E questo invece? Questa è l'India. Esatto. E ora l'ultimo. Questa è l'Italia. Esatto, Italia. Sì, ho risposto bene a tutti. Ottimo lavoro, Jason. Alex, ora tocca a te. Ehi, questo sono io, sì. Parte un pallone da calcio. Dovrai rispondere a domande sul calcio. Molto bene. Come si chiama questo sport? Ah, questo è il basket. Molto bene. E questo invece? È il calcio. Bravo. E ora l'ultimo. Il tennis. Ottimo lavoro, Alex. Non erano sul calcio, ma va bene. Yeah, boy! E ora andiamo ad aprire il mio armadietto. Apriamolo. Wow, palloncini. Questo significa che faremo un'attività con i palloncini. E ora sfida di palloncini. Oh, sì. Sì, sì, sì. Jason, ora tocca a te. Andiamo, faccia. Jason, quanto fa 8 più 7? 15. Bene, Jason. E 57 più 91? Direi forse 148. Jason, bene. E 527 più 415? 942. Perfetto. Risposto bene a tutte, sì. Oh no, è il mio turno. Alex, quanto fa 1 più 1? 1 più 1? Fa 5. Alex, sbagliato. Oh no. Ah. Oh. E 2 più 2? 2 più 2? 1, 2, 3, 4, 7. Sbagliato. Ah, no. Oh, no. E 3 più 1? Andiamo, Alex. 1, 2, 3. Più 1, più 1, 2, 3, 4, 20. Sbagliato. Bene, la lezione è finita. Ci vediamo presto. Non sono bravo in matematica, dovrò esercitarmi di più. E ora facciamo i compiti, ragazzi.